siamo con Lucia Esposito, consigliere regionale del PD e prossima candidata al consiglio regionale con il Partito Democratico. Onorevole Esposito, è cominciata la campagna elettorale in un Partito Democratico diviso da tante polemiche. La visita, la prima uscita ufficiale di De Luca a Caserta le ha evidenziate tutte. Fino ad un certo punto. Io sono in questo partito orgogliosamente fin da quando è nato e conosco pregi e difetti di questo partito e ci tengo a sottolineare questo. Il Partito Democratico è sicuramente, specie in provincia di Caserta, in una fase di dialettica interna forte, ma questo è un partito che sa dimostrare quando è necessario di essere un partito grande, un partito forte. Ne abbiamo dato dimostrazione con le primarie che si sono tenute in provincia di Caserta. Dopo una lunghissima fase di incertezza, le primarie si sono celebrate, così come sa fare un grande partito e un Partito Democratico, si sono celebrate in maniera serena. Abbiamo un candidato che è Vincenzo De Luca, che io sono convinta ci porterà alla vittoria del governo regionale. Tutto il resto in questa fase è un po' secondario. Il Partito Democratico casertano e campano oggi, io sono certa, saprà dimostrare di stare insieme e di lavorare per un obiettivo che non è interno ma che è esterno, quello di portare al governo della regione una squadra capace di dare risposte ai cittadini casertani e ai cittadini campani. Io voglio anche sottolineare che questo è l'unico partito che fa le primarie, che si confronta, che fa i congressi, poi tante volte litighiamo, è così, ma lo facciamo pubblicamente e alla fine, al di là delle difficoltà, abbiamo la capacità sempre di trovare una sintesi, perché applichiamo le regole che ci sono. A me risulta che nessun altro partito lo faccia e quindi io dico che anche questa volta il Partito Democratico ha dimostrato di sapere fare sintesi. Oggi il nostro obiettivo è guardare tutti quanti alla campagna elettorale e al governo della Regione Campania. Governo della Regione Campania che sembra davvero a portata di mano, Forza Italia al minimo storico. Quanto può pesare sul risultato finale la spada di Damocle della Severino per De Luca? Io credo poco. C'è stato un larghissimo voto di opinione che ha sostenuto Vincenzo De Luca già in questa fase delle primarie. La Severino prevede che De Luca sia un candidato presidente, innanzitutto candidabile, eleggibile, che può correre il rischio di essere sospeso una volta eletto, ma una volta sospeso la sospensione, così come è accaduto per De Magistris, dovrebbe durare lo spazio di pochi giorni e De Luca sarebbe immediatamente al lavoro. Io credo che basti spiegare questo ai cittadini campani e credo che i cittadini abbiano la capacità di capirlo e stiano guardando già all'uomo concreto, al buon amministratore di cui ha tanto bisogno questa regione. Quindi io concentrerei poco con l'attenzione sulla Severino, in questo momento è un aspetto, oserei dire, di dettaglio. Grandi vertenze di lavoro, questione carceri, è stata vicino ai deboli e quelli che un tempo venivano chiamati gli ultimi. Questo è il dovere del Partito Democratico. Se c'è un concetto di fondo, se c'è un'idea di fondo che sicuramente ci unisce e ci deve unire, è proprio questa. La politica e i partiti hanno un senso se si impegnano per risolvere i problemi delle persone e sono gli ultimi, quelli senza lavoro, quelli che vivono i drammi della mancanza dei servizi, della sanità, dei trasporti e anche chi è in carcere, ha così tante difficoltà che il nostro compito è stare vicino a loro. Scusate, ma se non siamo vicini a loro, vicini a chi stiamo, a chi i problemi se li può risolvere da soli? Qual è la nostra funzione? Questo è il grande filo conduttore che ci tiene tutti quanti insieme dentro il Partito Democratico, dentro una grande forza di centrosinistra. Noi abbiamo una provincia che sta andando verso la desertificazione industriale, che per noi vuol dire desertificazione lavorativa. Ci sono troppe famiglie che non arrivano a fine mese e c'è un governo regionale che si è dimenticato di tutti i problemi della grande industria casertana. Io ci tengo a sottolineare che rispetto a questi problemi così grandi dobbiamo avere la capacità di
trovare le soluzioni concrete possibili. In questa provincia questo è possibile. Io sono stata, ho incontrato la ministra Lanzetta alcuni mesi fa con Gianni Pittella a Roma, lì si discuteva di zone economiche speciali. Noi in provincia di Caserta abbiamo le zone franche urbane, abbiamo bisogno di strumenti, c'è stata un'iniziativa che si è tenuta da Versa, che è zona franca urbana, in cui io con altri naturalmente abbiamo riproposto questa ipotesi di soluzione fra le varie soluzioni che vanno adottate, zone in cui c'è burocratizzazione zero e possibilmente una fiscalità di vantaggio, perché questo territorio ha bisogno di creare le condizioni affinché sia accogliente per le imprese che ci sono e per quelle che vogliono insediarsi qui. La questione carcere è un paradosso. Noi abbiamo un carcere, quello di Santa Maria Capua Vetere, costruito anni fa senza che sia stata prevista l'allacciamento alla rete idrica pubblica. È un carcere dove l'acqua viene presa da un pozzo artesiano, potabilizzata attraverso sistemi meccanici, chimici molto complessi. È un carcere che continua a crescere, cioè si fanno nuovi padiglioni, ma non si risolve il problema della fornitura idrica, e quindi ci sono problemi che riguardano la fornitura dell'acqua. L'acqua in alcuni casi viene sospesa, bisogna ricorrere all'acqua, insomma, delle bottiglie. I carcerati si trovano in alcuni momenti senza poter fare le docce, senza avere l'acqua. Voglio dire, non è una condizione sostenibile, specie se si pensa che il carcere è nato così e questo problema non è stato mai affrontato. Oggi c'è un protocollo d'intesa fra la Regione Campania, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e ci sono dichiarazioni del Presidente Caldoro, ma come al solito sono mere dichiarazioni di buone intenzioni. Questa provincia, come dicevo prima, non ha bisogno delle parole, ha bisogno dei fatti e delle soluzioni, e queste non arrivano. Un'ultima domanda: lei è impegnata in una doppia competizione elettorale, c'è anche la sua San Nicola che va al voto. Sì, San Nicola va al voto anticipatamente, è un'amministrazione che si è sciolta per mancanza dei numeri in consiglio, è una competizione molto importante perché, ahimè, la mia città, dopo 14 anni di malgoverno delle liste civiche e dei governi di centrodestra, è arrivata addirittura al dissesto finanziario, cioè il comune è fallito. Peggio non c'è per una città. Oggi bisogna ripartire, e dobbiamo ripartire con una proposta nuova di discontinuità assoluta. Non possiamo riconsegnare la città nelle mani di chi l'ha già mal governata. Questo è quello che sta provando a fare il Partito Democratico, confrontandosi con le forze sane del territorio e partendo dal campo del centro-sinistra. Noi stiamo provando a mettere in campo una coalizione il più larga possibile, che abbia questi paletti e che ruoti intorno alla grande forza del Partito Democratico, che a San Nicola c'è sempre stato, è stato all'opposizione, non ha condiviso nulla dei governi precedenti. Abbiamo provato a fare le nostre battaglie, dicevamo che il comune rischiava il dissesto nel 2008, siamo stati inascoltati. Io sono convinta che questa volta i cittadini abbiano voglia, necessità di un progetto diverso, noi proviamo ad offrirlo. Grazie a Lucia Esposito, al prossimo appuntamento. Grazie.